Sì, presentiamo questa mozione perché diciamo ci siamo resi conto, anche grazie alla segnalazione di tante famiglie, che c'è stato un buco, un gap fra le famiglie a cui è stato dato il bonus bebè, che era un bonus sperimentale che è stato dato alle famiglie per il secondo e il terzo figlio fino alla fine del 2015, quindi il bonus aveva appunto valore per i bambini nati entro la fine del 2015, e quello che è stato un po' la derivazione del bonus bebè, che è chiamato bonus famiglia, perché viene dato a tutti i bambini, compresi quelli adottati, e che parte però è partito dal 1 maggio di quest'anno, del 2016. Che cosa è successo? È rimasto un periodo scoperto per i bambini nati dal 1 gennaio 2016 al 30 di aprile 2016. E queste famiglie dicono: ma come? Teniamo conto che queste misure sono rivolte a famiglie con fragilità economica, quindi famiglie che hanno delle problematiche economiche. Nella fattispecie il bonus famiglia può essere dato per un totale di 1.800 euro 6 mesi prima e 6 mesi dopo la nascita del bambino, per 150 euro al mese. Sono soldi logicamente che servono alla mamma per magari fare i primi acquisti per il bambino, carrozzine e quant'altro, sempre per famiglie in difficoltà, e poi successivamente pannolini, latte in polvere, tutto quanto può servire. Sappiamo che avere un bambino costa davvero molto, sappiamo che appunto si fanno meno bambini, e sappiamo anche che di sicuro la risposta non è in campagne come quelle del Fertility Day, che dicono che bisogna fare figli da giovani, ma se le famiglie non hanno la possibilità di essere aiutate e poi logicamente di avere una buona conciliazione famiglia-lavoro, dubitiamo molto che le famiglie facciano bambini, e questo effettivamente si dimostra ogni giorno. Tenendo conto di questo punto di vista, che bisogna aiutare le famiglie che hanno intenzione di avere un bambino, che è peraltro un diritto sacrosanto, ci sembrava giusto presentare appunto una mozione che andasse a coprire questo, che è un periodo di 4 mesi in cui le famiglie che hanno avuto un bambino non hanno potuto, diciamo, accedere a nessuna misura, tranne a una misura che, a parer nostro, meno male che non c'è più, che è il NASCO, per cui però ricordo purtroppo gli aiuti venivano dati solo dopo che veniva fatta una dichiarazione da parte della donna che rinunciava all'intenzione di abortire, e questa era veramente una cosa unica in tutto il mondo. Quindi quello che chiediamo alla giunta è di estendere la misura del bonus famiglia, o nel caso non fosse possibile in modo retroattivo dare la possibilità del bonus famiglia per svariati problemi, di coprire con una misura speciale questo periodo di gap che c'è fra la fine del bonus bebè e l'inizio del bonus famiglia. L'altra cosa che volevamo portare all'attenzione era che alcune mamme, teniamo sempre conto che sono famiglie in situazione, o madri anche singole in situazione di fragilità economica, non sono intestatarie di un conto corrente. Quindi in questo caso risulta difficile, è stata risposto a una mamma per esempio che aveva detto vabbè, potete intestarlo al mio compagno, nel caso due persone non fossero sposate, e gli è stato risposto no, non è possibile. Quindi l'invito era anche qui di trovare un altro modo, cioè di sentire come può essere pagato questo bonus famiglia, anche per da qui a venire, a famiglie o anche monoparentali che non hanno appunto il conto corrente, perché ora come ora viene pagato tramite bonifico.
E riteniamo quindi che davvero sia il caso che ci prendiamo carico anche di queste famiglie, proprio per non lasciare scoperto questo periodo e per non creare una vera e propria discriminazione solo su termini temporali di 4 mesi, visto che i bambini che sono nati in questi 4 mesi non credo che siano in numero poi eccessivo. Grazie.